Egli è stato trafitto per i nostri delitti. Riflettiamo su queste parole. Egli è stato trafitto per i nostri delitti. Per le sue ferite noi siamo stati guariti. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Ecco perché San Paolo, scrivendo al discepolo Timoteo, con evidente emozione può dichiarare: questa parola è sicura e degna di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io. Ognuno di noi può ripetere queste parole. E con San Pietro possiamo aggiungere: egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Se riflettiamo seriamente su questo fatto, non possiamo trattenere le lacrime. Ecco perché San Francesco, ogni volta che guardava il crocifisso, piangeva e diceva: come fate voi a non piangere? La stessa emozione noi la proviamo guardando l'uomo della Sindone, quel corpo colpito dai flagelli e segnato dai chiodi e dal colpo della lancia nel costato, quel volto silenzioso ed eloquente, deturpato dai colpi e dalle colate di sangue. È la misura smisurata dell'amore di Dio che ci interpella e ci chiede: e tu, lo senti il grido d'amore che esce dalla croce? E la tua risposta qual è? San Giovanni XXIII, poche ore prima di morire, guardando il crocifisso che era davanti al suo letto, confidò: il segreto della mia vita sta tutto lì, il crocifisso con le braccia aperte e il cuore trafitto. Ma la cosa diventa ancora più seria e impressionante se pensiamo alla serie di fatti e di avvenimenti che fanno da cornice alla passione di Gesù. Quando Gesù nell'ultima cena donò l'Eucarestia agli Apostoli, quella Eucarestia che ancora celebriamo perché è la stessa, Gesù aveva davanti a sé una porzione di umanità che faceva ripugnanza e che, notatelo bene, rappresentava tutta l'umanità e quindi anche noi.